Ciao ragazzi, a volte alcuni bambini, sentendosi molto soli, tendono a crearsi un amico immaginario. L'amico immaginario è un fenomeno che si verifica quando un'amicizia o una relazione interpersonale prende luogo nell'immaginazione piuttosto che nella realtà fisica. Nonostante possa sembrare molto reale per i loro creatori, i bambini capiscono che i loro amici immaginari non sono reali. L'amico immaginario è un qualcosa che è completamente normale nella fase della crescita, specie quando ci si sente molto soli. Ma quando un bambino crede che il suo amico immaginario sia reale e non frutto della sua immaginazione, sarebbe ancora una cosa normale? Alcuni di questi amici immaginari, descritti dai bambini, vengono descritti come terrificanti. Si dice spesso che i bambini hanno un sesto senso che è particolarmente in sintonia con gli spiriti di coloro che sono morti. A questo punto voglio parlarti dei 10 amici immaginari più terrificanti descritti dai bambini ai propri genitori. Il primo caso parla di una madre che diceva che la figlia vedeva un uomo che ogni sera la raggiungeva nella sua camera. Quest'uomo faceva sempre il segno della croce sulla fronte. La donna, in un primo momento, pensò che fosse solo un sogno o una fantasia della bambina. Un bel giorno, però, la suocera della signora le inviò alcune vecchie foto di famiglia. La bambina, guardando la foto di suo nonno, che non aveva mai visto prima, esclamò, rivolgendosi alla mamma: «È lui, è l'uomo che entra nella mia stanza ogni notte». Il marito della signora le raccontò poi che suo padre faceva sempre il segno della croce sulla fronte quando era giovane. La seconda storia parla di una signora che racconta: «Quando mia figlia aveva 3 anni, aveva un'amica immaginaria di nome Kelly. Kelly era seduta su una sedia a dondolo mentre dormiva. Kelly giocava con lei e faceva altre attività. Un anno dopo, di sera, io e mio marito stavamo guardando Amityville del 2005, quando la nostra figlia inizia a scalpitare alla vista della ragazza morta con gli occhi neri. A quel punto le chiesi che cosa c'era che non andava. E lei mi rispose che Kelly la fissava con gli occhi neri con aria minacciosa». L'amico immaginario di mio fratello, Roger, viveva sotto il nostro tavolino. Roger aveva una moglie e 9 figli. Roger e la sua famiglia vissero pacificamente al nostro fianco per 3 anni. Un bel giorno mio fratello mi disse che Roger non si sarebbe più visto in giro perché si era suicidato con una pistola dopo aver ucciso tutta la sua famiglia. Non so se mio fratello, dopo tanti anni, ricorda ancora questo episodio. Quello che mi ha sconcertato è la sua freddezza nel dirmelo, raccontando l'accaduto come se fosse un fatto normale. Devo dire che questo fu davvero inquietante. Quando avevo 16 anni, facevo da babysitter a 2 gemelli che erano in terza elementare, di circa 8 anni. I bambini mi dicevano di vedere un uomo con un costume da coniglietto pasquale e ne erano letteralmente terrorizzati. Un bel giorno, che li stavo accudendo, uno dei due stava facendo la doccia. Suo fratello ed io eravamo al piano di sotto a guardare la televisione, quando all'improvviso il bimbo vicino a me mi diceva: «Devi controllare Matt». Qualche secondo dopo sento Matt gridare: «È qui, è qui!».
corsi subito al piano di sopra e dovetti controllare ogni stanza per rassicurare i due bambini, ma dell'uomo vestito da coniglietto pasquale non c'era nessuna traccia. La madre di uno dei miei studenti affermò di essere molto preoccupato perché il figlio, che allora aveva 7 anni, parlava con un amico immaginario nella propria stanza. Il bambino diceva che il fantasma gli diceva di chiamarsi il capitano ed era un vecchio signore con la barba bianca. Il capitano gli diceva che una volta grande il suo lavoro sarebbe stato quello di uccidere delle persone, su propria indicazione. Il bambino piangeva, affermando di non voler uccidere delle persone, ma il capitano gli diceva che non aveva scelta e che dopo un po' si sarebbe abituato. Mia cugina aveva 5 anni ed io 17. E in quel periodo aveva un coniglietto di peluche, che per lei non era solo un pupazzo, ma il suo migliore amico, con cui parlava e si portava in giro dovunque. Un giorno mia cugina dormiva sul divano ed io la osservavo, quando si svegliò di scatto iniziando a gridare al coniglio senza motivo. No, non puoi farlo! È malvagio! Non farlo! Le chiesi naturalmente cosa fosse successo, ma lei non si fermava dal gridargli contro. Mi decisi allora a portar via il pupazzo. Quando tornai, mia cugina era di nuovo addormentata sul divano. Non ho nessuna idea di cosa avesse visto o sentito mia cugina, né cosa avesse in mente quello strano pupazzo. Avevo 17 anni e facevo la babysitter ad un bambino di circa 6 anni. Il bambino era a letto da un paio d'ore. Dopo un po' mi alzai e andai in camera del bambino per controllare se era tutto a posto. Quando aprì la porta, il bambino non era più nel suo letto, ma in piedi in un angolo della stanza, con la luce spenta e il suo volto rivolto alla parete. A un certo punto lo chiamai e gli chiesi cosa stesse facendo. Il bambino si voltò e mi sorrise e mi mise il dito sulle labbra. Gli chiesi insistendo cosa fosse successo e tutto ciò che mi disse fu: zitta, lasciami stare, è la punizione. Mia madre mi raccontò che quando ero piccolo avevo un amico immaginario di nome Jim Jim. Egli aveva occhi neri, capelli neri e sembrava fatto di carta. Forse questo significava che aveva una pelle davvero bianca. Questa presenza spaventava molto mia madre, perché Jim Jim era una delle prime cose che mi avesse sentito dire. Mia madre mi trovava sempre a ridere o piangere in uno specifico angolo della camera. Una notte fu davvero terrorizzante. Avevo all'incirca 4 anni. Mia madre mi sentì gridare e piangere nella mia camera. Mia madre corse subito a vedere cosa stesse succedendo, pensando fosse stato solo un semplice incubo. Ma quando mi chiese cosa fosse successo, indicai l'angolo della stanza e le dissi: Jimmy Jim è arrabbiato e dice che vuole farti del male. Poi cominciai a piangere, avvicinandomi all'angolo della stanza, chiedendo a Jim Jim di scusarsi con mia madre per quello che gli aveva detto. Il signor Giorgio racconta la sua esperienza col suo amico immaginario. Da piccolo vivevo in un condominio con un ampio giardino all'interno pieno di giochi. Un giorno, mentre giocavo nel giardino, ho incontrato un bimbo della mia età di nome Alessandro. All'epoca ero ossessionato dai Pokémon, come tutti gli altri bambini di quegli anni. Quando gli ho menzionato i Pokémon, lui ha detto che non ne aveva mai sentito parlare. Ricordo di essere stato sconvolto dalla risposta.
Tutti i bambini sapevano che cosa fossero i Pokémon, ma non Alessandro. Mi ricordo che dopo un po' ho chiesto ad Alessandro di venire a casa mia. L'ho portato a casa e sono andato a dirlo a mia madre, che era seduta sul divano. Ho camminato davanti a mia madre e Alessandro era in piedi dietro il divano, vicino alla porta d'ingresso. Ho detto a mia madre: «Mamma, questo è il mio nuovo amico, Alessandro», e l'ho indicato. Mia madre si è girata ed è quasi caduta dal divano. Ricordo di averle chiesto perché era così sbalordita. E lei? «Tesoro, io non vedo nessuno lì in piedi». Io e mia moglie guardavamo mia figlia di appena 2 anni sul baby monitor. Un sabato mattina sentivamo nostra figlia parlare con qualcuno in camera sua. Sentivamo la bambina dire: «Che cosa? Ok, glielo dirò». Poi nostra figlia entrò nella nostra camera e, rivolgendosi a mia moglie, le disse: «Mamma, Miri dice che stai facendo un buon lavoro». Miri era la nonna della piccola, la madre di mia moglie, ormai prossima alla morte. Bene, è arrivato il momento di dare la mia opinione personale. Per me queste storie sono tutte vere. Perché? Semplicemente perché i bambini sono molto più sensibili di noi. E in fondo hanno questa capacità, rispetto a un adulto, di vedere cose che noi adulti adesso non vediamo più. Devo dire che tutte queste storie mettono i brividi. Da premettere che c'è un mondo invisibile che noi non vediamo. Forse qualcuno riesce a percepirlo, ma ai nostri occhi è invisibile. Bene ragazzi, il video finisce qui e noi ci rivediamo come al solito sabato prossimo per un altro video. Mi raccomando, non mancate. Ciao!